Questa mattina al liceo classico Michele Amari di Giarre è stata presentata la seconda edizione del libro di Mario Cavallaro, La Contea di Mascali e le città di Giarre Riposto, una versione rivisitata che integra ulteriori fatti storici. Il dirigente scolastico Giovanni Lutri crede nell'importanza di avvicinare i giovani anche alla storia del nostro territorio. Sono particolarmente contento di ospitare questa manifestazione, di ospitare, oltre all'autore ovviamente del libro, anche il sindaco ed alcuni esponenti delle associazioni culturali più importanti della città. Si tratta di un libro che tende a riscoprire il nostro territorio, in modo particolare quella che una volta era la Contea di Mascali. Diciamo che questa manifestazione si inserisce all'interno della progettualità proprio del liceo classico della Mari e ai tanti progetti che la scuola presenta per i giovani e soprattutto cercare di spingerli alla lettura e di farli riflettere su quello che è il territorio e tutto ciò che circonda loro nella vita quotidiana di ogni giorno. A relazionare stamane sono stati Girolamo Barletta e Anna Castiglio Neggarozzo. Mario Cavallaro spiega ai nostri microfoni l'importanza che riveste per lui questo volume e il significato che vuole assumere. Il libro parte da Gallipolis, di cui non si ha certezza dell'ubicazione, e partendo da Gallipolis fa un excursus sulla storia dell'antica Mascali, la Mascalas, che sicuramente nel 500 già esisteva, infatti ci sono documenti di cui si parla di questa Mascalas, per passare attraverso la concessione in baronia al vescovo di Catania, che poi diventa contea, fino a far sorgere questi due quartieri piccolissimi a cavallo tra la fine del 400 e il 500, che poi daranno origine alla Giarre e alla Riposto che conosciamo oggi. Giarre e Riposto che hanno vissuto un periodo di splendore economico, lo dimostrano i sontuosi palazzi che ci sono, fino ai nostri giorni, che purtroppo vedono un periodo di decadenza anche da un punto di vista economico. Uno degli scopi che io mi prefissavo era quello di far leggere, di far conoscere la storia della nostra zona ai giovani. Il volume è stato scritto in modo molto scorrevole, appunto per essere letto con voglia e con interesse da parte dei ragazzi, per far conoscere appunto la nostra storia, per far conoscere gli splendori e i fasti di un tempo, sia di Giarre sia di Riposto.